Let's go, baby! E cosa ci fanno Black Ops 1 e un joystick della One assieme? Ve lo dico subito cosa ci fanno, anzi, ve lo faccio vedere, scusate per i rumori di click del mouse, ma ve lo facciamo vedere subito cosa ci fanno. Per prima cosa, siamo sull'Xbox One. Una volta qui sull'Xbox One, per carità di Dio, il pad che si muove da solo, cosa vi sta succedendo? Io ragazzi non l'ho toccato, eh? Oh mio Dio, che paura. Andiamo a inserire il disco di Black Ops 1 per 360. Sentite il rumorino? Ah, ma dentro c'è un bellissimo gioco, ragazzi. Dentro c'è un bellissimo gioco. Aspettate che ve lo faccio vedere bene, che molti di voi magari non lo vedono bene nello schermino piccolo. Guardate che bella cosa. Guardate, ora non c'è più. Ok, ora possiamo tornare a qualcosa che è Call of Duty, cioè questo. Quindi rimettiamo la finestra di Overwatch. Di Overwatch, sì, ov. E ora andiamo a inserire il disco di Black Ops 1. Una volta inserito il disco di Black Ops 1, vediamo cosa succederà. Io non ci credo che funzioni sta retrocompatibilità. Praticamente, ragazzi, hanno aggiunto su, in questo caso, sulla Xbox One, la possibilità di giocare a Black Ops 1. Però ovviamente come se fossimo sulla 360, quindi non è una remastered, è solo che grazie alla One, e se avete il disco, potete rigiocare a quello che ad alcuni giochi che sono stati messi come retrocompatibili, non rimasterizzati, Segnatevi questa cosa. Allora, nel frattempo sta installando il gioco, e mentre sta installando il gioco, in questo caso lo vedete qui, ovviamente lo devo lasciare installare così, vi voglio parlare di due cosette veloci. Allora, per prima cosa, ragazzi, ovviamente vorrò cercare di portare oggi, se funziona Telecom, uno streaming su Call of Duty Black Ops 1, perché era un gioco molto divertente e particolare, poi il periodo del Vietnam è molto particolare all'interno del gioco. In più, ragazzi, oltre a questo voglio portare lo streaming e qualche video, in questo caso su Black Ops 1. Voglio dirvi un'altra cosa: praticamente sto organizzando un raduno, in questo caso per il 29 maggio a Torino, ve ne parlerò, avrete ovviamente delle news in più, già se andate sulla mia pagina Facebook potete vedere l'evento, ma ovviamente vi darò molte più news più avanti, ovviamente, quindi non vi preoccupate, è domenica, quindi è un giorno in cui non fate una mazza di pomeriggio, quindi meglio ancora per voi se avete problemi per venire, eccetera eccetera. Vi darò più info in un altro video. Se vi è piaciuta questa news, mi raccomando, spolliciate qui sotto. Dov'è il pollice? No, di là. Il pollice è di là. Spolliciate lì sotto, perché se volete questo raduno, così ci possiamo vedere tutti, magari prima che parto per la Francia. Verrò sempre alle fiere se riesco agli eventi italiani, pure se mi invitano magari, perché quella lì sarebbe un'ottima cosa. E in più, ragazzi, oltre a questo qui, voglio dirvi che grazie a tutti per il supporto. Mi dispiace, non sto facendo streaming in questo periodo, ma è molto difficile con l'organizzazione che sto, diciamo, facendo per andare in Francia, con anche ovviamente le scelte dei videogiochi, perché Overwatch è finito, Black Ops 3 secondo me annoia tantissimo vederlo, tornare sui vecchi COD sì, si può fare, ma giocare tante volte da solo. Comunque sto pensando già a cosa fare per quando si riprende Telecom, che ha avuto questi problemi. Sicuramente ritratterò un pochino Destiny, Division e magari Dark Souls, e ovviamente qualche vecchio God, perché non anche Black Ops 3. E ovviamente vorrei fare qualcosa magari su PC. Comunque, baby, che cosa posso dirvi? Beh, il gioco lo sta installando, sto aspettando. L'hanno messa ieri la retrocompatibilità, l'ho scoperto ieri sera, quindi beh, diciamo che ci vediamo oggi in streaming se funziona Telecom, se va tutto bene. Ovviamente ci vediamo poi sulla pagina Facebook per qualche novità riguardo questo evento. Quindi let's go. Peace.